Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi volevo farvi un aggiornamento del mio progetto smaltimento. Allora, diciamo di questo progetto smaltimento ho smaltito 5 prodotti. Benché io sia partita con farvi vedere ben 14 prodotti, poi io ne ho aggiunti altri 5, quindi i prodotti sono diventati 18. Quindi io 18, sì. Comunque i prodotti sono diventati 18. Adesso io qui ne ho soltanto 13. Quindi 3 più 5, sì. 18. Cioè, è giusto. No, stavo rifacendo i conti. Io partirei col farvi vedere gli 11 prodotti che io ho già inserito nel progetto smaltimento e farvi vedere più o meno a che punto sono, più o meno, perché non tutti li ho usati in questo periodo, perché ti voglio usare ben 13 prodotti a meno che uno non lo uso sempre come dovrei, però il punto è che non lo uso sempre perché a volte non ho tempo, a volte non fa caldo, a volte è così. Però cercherò di usarlo un po' di più, anche perché l'unico prodotto che ho aperto da un po' di tempo, cioè l'unico, in realtà sono tutti aperti da un po' di tempo, però l'unico prodotto che si avvicina, diciamo, alla scadenza, c'è ancora mezzo barattolo, diciamo, è la BB cream. Allora, però io partirei da farvi vedere gli 11 che avevo già messo e dopo vi faccio vedere i due che ho aggiunto io, perché me ne sono finiti 5, cioè ne ho finiti 5, che per me è un record già finirne 5, quindi mi ritengo fortunata. E quindi partirei subito col farvi vedere appunto la BB cream, che è quella della Garnier, della Skin Active, nella colorazione Light Clair. E quindi partirei col farvi vedere questa. Allora, questa penso sì, che sia più o meno qua. Penso. Poi non lo so, che sia più o meno qua, quindi un po' l'ho usata, ma volevo usarne di più sinceramente, e quindi mi metterò sotto a usare la BB cream e così la finirò. Poi non è neanche tanto, sono 50 ml, quindi... Ma posto che questi prodotti io non ne ho finito di questa portata, tipo di BB cream, a meno che non mi piaccia un casino, allora l'ho usata. Il fatto che però questa BB cream è un po' più scura della mia pelle, perché andrebbe utilizzata quando uno ha la pelle abbronzata, però io al momento non sono poi così abbronzata, anche se un po' di sole l'ho preso, però cercherò di usarla comunque questa. Sì, benché io sia qui, sia qui, manca ancora tutto questo e quindi cercherò di usarla, quindi speriamo che nel prossimo prodotto finito ci sia questo prodotto, perché l'ho veramente aperto da un sacco, dall'anno scorso, quindi vorrei finirlo. Allora, poi gli altri prodotti che erano già nel progetto smaltimento sono questa matita, che ormai è giunta quasi al termine, quasi, perché manca tanto così, quindi più questa qui. Allora, facciamo così che ve la faccio vedere così tengo il tappo. E quindi questa matita fatta in questo colore è la matita della Puro Bio. Devo dire che un po' mi dispiace finire questa matita, però se non inizio a finire qualche matita non potrò mai usare tutte quelle che ho di là, tutte quelle che ho, insomma.
perché alcune le ho già messe per scorta nella mia postazione, altre invece non ancora. Poi l'altra matita che era già nel progetto smaltimento era questa matita verde di Bottega Lunga Vita, che diciamo sì, è a buon punto, ma è ancora abbastanza grossa. E quindi sono queste due matite. Allora, poi l'altro prodotto che c'era nel progetto smaltimento, anzi no, volete prima, anzi tutto da qua, visto che sono partita dalle lambre, va. Era questo, è questo rossetto della Debbie, che ce n'è ancora tanto così, perché in questo periodo diciamo che ho aperto la tinta dell'Astra, quindi siccome quella è un colore che mi piace, un po' che resiste di più di questo, sto usando quella, però dovrei smaltirlo questo. Altro prodotto per le labbra che dovrei smaltire è questo. Questo lip gloss della Natura Verde Bio. E Natura Verde Bio, sì, questo è della Natura Verde Bio e quindi è quello che ho indosso anche adesso in questo video. E poi questo c'era già anche nel progetto smaltimento iniziale. Ed è questo primer della Deborah. Questo ombretto primer della Deborah, che ho su anche in questo momento in combo con un ombretto che vi faccio vedere dopo. Quindi questo ombretto è in queste condizioni. Direi che è abbastanza scavato, non è ancora secco. Però sto notando che si è staccato un po' dalle pareti. Comunque, è ancora buono. È ancora morbido come era all'inizio, quindi direi che è ancora buono e quindi lo utilizzerò quest'estate, tanto 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 lo utilizzerò, perché in combo con l'ombretto che vi faccio vedere adesso era anche questo nel progetto smaltimento, che è praticamente con lo stesso colore. Ed è praticamente la combo di ombretti che ho sugli occhi oggi, in questo video. Quindi sono praticamente lo stesso colore, quindi, e quindi mi piace abbinarli, metterli insieme. Gli altri prodotti che erano già nel progetto smaltimento sono questo ombretto della Extra Lasting di Avon. Questo ombretto con la spugnetta fatta così, e poi si applica sull'occhio, insomma. Anche questo dovrebbe essere abbastanza facile da smaltire se fosse è un colore chiaro, che io sapete che non li uso molto, comunque è sempre utile tenerlo, però è anche utile smaltirlo perché ce l'ho da un sacco di tempo, quindi dovrò usarlo. Poi, altro prodotto che era nel progetto smaltimento è questo ombretto marrone, questo della Color Tattoo, questo qua. Anzi, ve lo faccio vedere così che si vede meglio questo. Allora, questo ombretto quando l'ho comprato era già stato swatchato, usato. Comunque io sono anche qua, sono a buon punto, almeno secondo il mio parere, secondo i miei canoni, perché è veramente raro che io riduca un ombretto così. E quindi direi che sono a buon punto anche di questo. Però devo usarli tutti e due, però siccome io vorrei usarli praticamente tutti sugli occhi, ma tutti logicamente non si possono usare, se no verrebbe tipo un mischiotto. E quindi di solito lo metto quando sono di fretta e devo andare veloce. Poi, altro prodotto che c'era già nel progetto smaltimento era questo lucida labbra che ho fatto io,
Il lucidalabbra è della New York Color, ma era trasparente. Questo lucidalabbra l'ho colorato io così con due ombretti. Quello arancione che uno arancione che avevo, che adesso non ho più. E quello fucsia. Scusatemi, sono al telefono, devo rispondere, scusatemi. Allora, stavo dicendo, questo lucidalabbra lip gloss è stato fatto da me e da mia sorella, nel senso che l'ho realizzato. Allora, la base è quella della New York Color trasparente. L'ho realizzato con un ombretto arancione che ormai non ho più e con un ombretto fucsia, The Light Style, mi pare. E praticamente questo qua lo voglio smaltire, nel senso che sì, è un bel colore perché comunque sulle labbra rimane leggermente aranciato, quindi mi piace, soprattutto per adesso, per la bella stagione. E quindi ecco, anche questo è da smaltire. L'ultima cosa che c'era nel progetto smaltimento, che avevo già iniziato in precedenza, poi vi faccio vedere le uniche due cose che ho aggiunto io, è quest'altro lucidalabbra di Avon color corallo, che sarà anche da temperare, immagino, ma io non riesco a temperare questi matitoni a meno che non sono duri, ma questo sì, è duro, però la punta è morbida perché è un lucidalabbra, quindi mi farò aiutare. Poi adesso due cose che ho aggiunto io, aggiunto di recente, insomma. Veramente le cose erano tre, però diciamo che una l'ho regalata a mia mamma, una la do a mia mamma perché era una matita cajal nera che io usavo da mettere sopra, però non all'interno, sopra l'occhio, non all'interno. Però col caldo che fa mi si scioglieva tutta, quindi mi stava scocciando. E quindi, siccome a mia mamma serve una matita casual da mettere all'interno dell'occhio, gliel'ho data volentieri. Comunque, ho aggiunto questa matita. Questa, la numero 10, anzi no, la numero. Ho letto 10 invece c'era scritto 2. La numero 2 è Lip Pencil della Debbie, quella rossa. Rossastra mattone, molto 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 carina questa matita che adoro, però anche qua devo smaltire qualche matita, quindi smaltiamo questa, anche perché è l'unica scura che ho, anche perché poi le ho trovate, questa l'ho comprata anche di recente, abbastanza di recente, vedete quanto l'ho usata. Voglio smaltirla. E poi questo ombretto della Essence. Questo ombretto della Essence che avevo lasciato nel cassettino, nel dimenticatoio. Praticamente questo ombrettino, vedete, questo ombrettino sembra tipo un color. Vediamo se. Ecco. Sembra tipo un colore satinato, un verde grigio satinato. Comunque, per sfruttarlo l'ho messo nel progetto smaltimento, perché anche qui da qualche ombretto dovrò iniziare. Quindi, siccome ne ho talmente tanto, ho deciso di ricominciare da questo, visto che due li ho già smaltiti. Sono andati nel progetto, cioè progetto nei prodotti finiti che vedrete questa settimana, penso che riuscirò a caricarlo. Spero. E quindi ho deciso di aggiungere questo ombretto, che è tipo. È tipo questo colore qua, non so se riuscite a capire. Adesso ve lo faccio lo swatch. Che è proprio 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 bello, è bellissimo questo ombretto.
Vedete, è tipo marrone, marrone, non so se riuscite a vederlo, ve lo faccio vedere. Ecco, così ve lo faccio vedere anche. Così. Magari riuscite a vederlo. Così. È tipo un marrone, tipo. Più che verde mi sembra un po' marroncino, quindi direi che è più che perfetto. E quindi è anche molto 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 scrivente. Molto scrivente. Forse ho anche esagerato nel prenderlo, però non fa niente, tanto lo devo finire. E quindi questi sono tutti i prodotti dal mio progetto smaltimento, prodotti dal mio progetto smaltimento, insomma sono ben 13. Spero di smaltirne circa la metà, così posso mettere altri prodotti da smaltire. Allora, abbiamo detto che ne smaltisti 5, qua ce ne sono 2, mancano 3, quindi aggiungerò quei 3 che mi mancano da aggiungere. E volevo dire anche che io, per utilizzare la maggior parte, tipo non tutti, di questi prodotti, me li sono messi tutti in un cassettino, tipo, ecco, me li sono messi tutti in un cassettino della mia postazione, così apro solo quello e prendo i prodotti. Però ovviamente non ci stanno tutti, alcuni vanno da altre parti, sempre nella mia postazione make up che è in bagno, però alcuni vanno da altre parti. Ecco, questi sono comunque tutti i prodotti che io voglio smaltire, almeno quantomeno cercare di smaltirne qualcuno in più rispetto a quelli che ho già smaltito, e li metterò tutti nella scatola sotto la scrivania gialla. Poi vedrete di cosa parlo nei prodotti finiti. E quindi ecco, e quindi questo era tutto quello che vi dovevo far vedere, scusate l'interruzione. Tutto quel che vi dovevo far vedere. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace. Se invece è la prima volta che vedete un mio video e volete vederne degli altri, iscrivetevi al mio canale e ricordatevi di attivare la campanellina delle notifiche, così vi arriveranno sicuro tutte le notifiche. Ora, se avete commenti se volete dirmi qualcosa in merito al mio progetto smaltimento, in merito a dei video che volete vedere, in merito a dei trucchi che volete vedere, in merito e io risponderò a tutti. E se non rispondo, non vi preoccupate, perché alcune volte non li vedo e quindi rispondo un po' tardi, ma rispondo comunque a tutti. Io vi saluto. Se volete condividere questo video, potete condividerlo con i vostri amici, le vostre amiche, i vostri parenti, eccetera eccetera, così mi aiutate a ingrandire un po' il mio canale. Io vi saluto, vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao!